Siamo al Circolo Nautico di Castellammare di Stabia con Emilia Bersabea Cirillo, che presenterà insieme a delle colleghe autrici il suo Azzurro Amianto edito da Le Plurali. Cos'è Azzurro Amianto? Azzurro Amianto è la fibra dell'amianto, dell'amianto più pericoloso, che veniva scolpentato in una fabbrica ad Avellino. Questa fabbrica era l'isochimica, e promettendo la vita lavorativa a 320 operai, e fatti morire 90, perché appunto l'amianto, questo amianto azzurro che si fissava nei polmoni, ha causato poi la morte per una malattia tumorale. E ancora tutta l'aria adesso è, dopo 40 anni ancora contaminata. Sì, contaminata, ma la stanno, diciamo, bonificando. Quando sarà e che cosa succederà dopo, questo il tempo che lo deciderà. Come mai le è venuta l'idea di affrontare un tema così impegnativo, così difficile? Che io vivo ad Avellino e chi scrive ha il dovere civile di raccontare quello che accade. È vero che bisogna partire da quello, dalla realtà, per arrivare poi al verosimilmente scritto, però bisogna guardarsi intorno e raccontare, cioè la vita è molto più complessa di un romanzo e quindi bisogna saperla guardare. Assolutamente sì, mi piace molto questa idea che lei sta prospettando, perché la condivido in pieno, di una scrittura che sia anche denuncia sociale, sì, e quindi civile. Non allieti, civile, non allieti semplicemente, ma spinga a delle riflessioni. Lei cosa si augura? Le persone che leggeranno e che hanno già letto il suo libro, sì. Qual è il suo obiettivo, oltre quello di sensibilizzare su un tema così importante? Il desiderio era raccontare una storia che appunto ha a che fare con l'amianto, ma anche a che fare con altro, perché insomma non ho solo scritto di questo, questo romanzo è molto più complesso, diciamo, di questa realtà. E aprire gli occhi sul mondo, perché il mondo chiede attenzione, chiede cura, questo è il mio desiderio, come noi abbiamo come persone bisogno di cura, che non basta mai. E quindi chi l'ha letto, insomma, è rimasto, alcuni molto favorevolmente colpiti. Io sono stata finalista al premio Demetralo. Sì, che non sono andata perché faceva troppo caldo, non ce la facevo da lì. Anche stasera non è male. E poi sono vincitrice a premio, ma importante come storia, il premio Iri da Cava dei Tirreni. Di questo ringrazio appunto la giuria, sono andata terza e questa è una grande gioia anche per una piccola casa editrice che si sta facendo pelare, si sta facendo conoscere per i temi che tratta, il femminismo, ma non solo, la testimonianza di molte donne e anche la riscoperta di scrittrici dimenticate che hanno avuto invece una valenza importante all'interno della storia del libro. Prima ha detto che all'interno del libro, giustamente, oltre al tema amianto, al tema quindi civile, di riscatto anche di tutti quelli che poi vivono una situazione di disagio, che hanno pagato lo scotto di queste scelte scellerate precedentemente, c'è tanto altro. Questo tanto altro, ci accenni qualcosa così incuriosiamo ulteriormente il lettore? Sì, è la storia di un rapporto complicato tra la protagonista, che si chiama Beatrice, e questa sua figliola che lei dimentica, vuole dimenticare in un istituto, così come la città ha voluto dimenticare l'amianto. E l'amianto è il nero, come dire, lo sporco, l'indicibile che sta dentro di loro. Questo parallelismo mi colpisce molto, perché mentre la ascoltavo mi veniva alla mente proprio questa considerazione. Noi abbiamo un po' l'atteggiamento che ci porta ad allontanare quelle che sono le cose che ci fanno soffrire o che ci costringono a guardare la realtà per quella che è. E quindi ha trovato qualcuno che ha letto il suo libro e ha detto: ma perché? Perché hai voluto parlare di una cosa che noi comunque abbiamo sotto gli occhi, no? Tutti i giorni? Perché ripetere questa cosa, riproporcela? Se l'hanno pensata, non me l'hanno detta. Quindi vuol dire che le persone hanno... Può darsi che questa cosa ha un po' fatto riflettere,
ma il problema è che noi siamo circondati da notizie, che sono poche quelle che ci restano veramente impresse. Non ci fa impressione manco questa guerra che si sta combattendo. Questo è veramente quanto di peggio. Grave. Ultima domanda. Per chi leggere questo libro? Oltre a tutto quello che ci siamo dette, libro civile che affronta un tema importante, una storia curiosa ma importante anche del rapporto tra una madre e una figlia particolare, perché leggere questo libro oltre a questi aspetti? Lo chiediamo all'autrice. Intanto perché è scritto bene, perché penso che appunto ne vado fiera di questo libro, sicuramente ne è un romanzo migliore, e perché nasce anche, insomma, perché quello che racconta è una storia che potrebbe capitare chiunque e che potrebbe colpire chiunque, quindi è anche un modo così per riflettere su quello che sta diventando l'ambiente, il mondo, il mare, l'aria, soprattutto l'aria che respiriamo. Questo è, penso. Raccoglieremo l'invito, almeno noi. Spero di sì. Grazie. Grazie.